Sarà rivelato dalla luce di Dio!
Tutto bene. Ci fai pensare? Ma con queste cose la qualità paga. Un tipo di nome Roy ci ha mandato le coordinate del suo bunker. Dice che c'è della roba che possiamo usare contro la setta. È chiuso a chiave da dentro, ma dice che ci si può entrare dall'acqua.
Oh,
Mami avrà bisogno di sfogarsi un po'. Mi piace questo posto. Cazzo, hai un ottimo tempismo. Sai pilotarli gli elicotteri? Adelaide Drabman, piacere di conoscerti. Grazie per avermi dato una mano a riprendere il mio porticciolo, ma ho un problema, tesoro. Quei merdoni degli Edeniti mi hanno rubato Tulip, l'elicotterina più agile del Montana. Preferisco farmi ammazzare che lasciare la mia bambina in mano a quei cazzetti flosci. L'elicottero l'ho vinto col mio divorzio, legale legale. Quei testimonial della disfunzione erettile l'hanno dipinto di quell'orrendo color maionese degli Edeniti. Quindi l'unico modo di trovarlo è identificare il pilota. Dovrebbe essere facile.
Gli altri elicotteri della zona sono pilotati da donne. Volavamo insieme tutti i weekend, ma la nostra amicizia è andata a gambe all'aria quando quelle puttane volanti si sono unite all'Eden's Gate. Quindi non mi interessa se si beccano un proiettile vagante in mezzo alla fronte. Che ne dici, tesoro? Dammi una mano e io e la mia tulipa arriveremo quando e dove avrai bisogno. La setta ci è andata giù pesante qui. Non ci sono riusciti i liberali a portarmi via le armi, figurati se ci vengono gli elementi.
Flip, non fare del male alla mia elicotterina. Tutta vita.
Ehi, bocconcino. Corpo di mille polene. Sei arrivato in tempo per la festa e mi hai pure riportato Tulip, tutta intera. Sono una donna di parola, quindi se ti serve una pilota capace di far saltare via la cappella una talpa da 50 piedi di altezza, conta su di me. Chiamami quando vuoi, ma non intorno al tramonto. A Xander piace fare yoga a quell'ora e a me piace guardare. Non hai vissuto veramente finché non vedi quel culetto nella posizione del cane? Comunque, grazie di nuovo. Ti devo un favore. Finché sarai vivo, non dovrai mai più. Dovrò ristrutturare completamente questo posto per togliere l'odore. Facciamoci un tête-à-tête. Adelaide Drabman è letteralmente esplosiva. Sa usare un'arma e porta sempre con sé quell'elicottero. Ottimo acquisto, vice. Devi aiutare. Ma ti rendi conto di quello che fanno? Il gaudio sta finendo ovunque. È la robaccia tossica che la gang dell'Eden's Gate spedisce ovunque. Quella roba finisce nel fiume ed è più tossica dei tossici. Li vedi quei container verdi? Sono pieni di gaudio e gli Edeniti li stanno mandando in qualche posto importante. Dobbiamo trovare dove e distruggerli. Il mio life coach mi ha detto che devo scomporre i problemi in bocconi più gestibili. Quindi primo boccone. So di un portatile Edenita che ci aiuterà a trovare quei container. Quando li troviamo, li facciamo saltare. Kaboo! Proiettili alcol scarseggiano. Va bene. Diamoci una mossa, tesoro. Perché vedo guai in arrivo. Poi tu li fai saltare in aria. Scusati, apre la caccia alle
in arrivo. Dio al diavolo che ti mando io, tesoro! Grazie di cuore, tesoro. Ok, ho la posizione sul GPS. Possiamo seguire le barche. Prima cosa, va su in cielo e segui il segnale. Vicino al distributore c'è un eliporto. Vedi cosa trovi e attiva l'occhio di falco. Che vita! Nel mio elicottero, con un pilota carino e il mio biscottino Xander che mi parla. Oh, è così bello! Mi ricorda... Shh, amore! La mamma sta facendo l'introspettiva. Ho sprecato troppi anni con un maschio alfa sfigato che mi diceva cosa sbagliavo e come mi dovevo vestire. Grazie a Dio mi sono liberata di quelle 250 libbre di merda. Ora il mio bel tipo da spiaggia. Sono io, giusto? Capisci cosa intendo? Giuro su Dio, ha più cazzo che cervello. Sì, molto, sto parlando di te. Scossa.
quando trovi quelle barche edenite, seguile. Ti porteranno dritto al deposito principale. Il posto è qui. Xander, l'abbiamo trovato! Dovresti vedere dei grossi container verdi di gaudio. Color frappè di cavolo, non avocado. La differenza la capisci da... Non temere, pasticcino. Si pentiranno di aver incontrato me e il vice. Dovresti vedere dei grossi container verdi di gaudio. Color frappè di cavolo, non avocado. La differenza la capisci da... Non vedere, pasticcino. Si pentiranno di aver incontrato me e il vice. Mio. Oh. Ah,
Okay.